aprire la sua sfilata e c'è una special guest, nel senso che vi dico chi è: Valerie Rosenstraten, corrispondente per l'Italia della TV tedesca Star TV. Signore e signori, Michele Miglionico. Italian devils, you want to know about the love? Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Please be gentle. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring and uncaring. When you pinch me, try to pinch me with this bat. Chances pass. Me Italian, me Italian. Live today as if it may become your last.
niente, sentimento. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring and uncaring. When you pinch me, try to pinch me with this bat. Be a singer, be a lover, pick the flower now before the chance is past. Me Italian, me Italian, live today as if it may become your last. Bene, queste sono le creazioni di punta, dove prevale il rosso volutamente perché gli ricorda la passione che lui nutre per la propria terra, la terra di Lucania, la sua Basilicata. Queste splendide ragazze di rosso vestite da Michele Milionico, presidente della nostra giuria. Dove sei, Michele? Sei in giuria o sei... Ecco, vorrei... No, qui lo voglio, adesso siamo rimasti in pochi e questo mi spiace, comunque l'ora è quella che, però lo voglio forte l'applauso, perché questo signore gira il mondo ed è venuto qui a Matera perché quanto, come più degli altri, ha creduto al premio Moda Città dei Sassi. Complimenti ragazze, complimenti a te per questo quadro. Le teniamo le ragazze, le liberiamo, le facciamo andare, prego ragazzi. Michele, intanto buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti e soprattutto grazie di essere ancora qui con questo freddo. No, grazie a te, sì, gente, però voglio che venga apprezzata la tua presenza. Ripeto, tu sei un figlio della Basilicata, benché i tuoi natali ti portano insomma, a Milano, figlio d'arte per così dire, tuo padre
un affermatissimo sarto milanese, d'adozione evidentemente, però questa tua passione per la Basilicata è incredibile, potevi aprire in qualunque parte del mondo, potevi farlo, hai deciso di aprire in Basilicata a Potenza, questo perché? In realtà io aprì il primo atelier a Potenza, dove poi ho imparato il mestiere a Potenza. E da lì poi è partita, diciamo che è partita la passione per questo mestiere. Poi niente, il lavoro, la vita mi ha portato da tutt'altra parte, ora vivo a Roma, il mio atelier, faccio l'alta moda a Roma e la porto in giro per il mondo, ma soprattutto porto in giro per il mondo l'essere lucano, che per me è una cosa, soprattutto in questo momento, è una cosa molto importante.